La prima giornata di Serie B 92-93 si chiude con il posticipo di Ascoli, dove si affrontano i bianconeri di casa ed il Parma. Due formazioni che nutrono ambizioni di promozione e che sin dalla prima giornata quindi cercheranno di mettere in chiaro il loro intento, soprattutto per i loro tifosi. L'Ascoli arriva da una stagione abbastanza deludente in Serie B, combinata con un piazzamento al centro classifica. Peggio ha fatto il Parma, che è retrocesso nonostante una rosa sicuramente di livello. Il Parma è considerato dagli addetti ai lavori la formazione favorita per una pronta risalita, mentre l'Ascoli proverà a tirare qualche colpo goblo durante la stagione per arrivare in forma e sfiorarsi le sue carte. Tutto pronto per il calcio d'inizio, fischio d'avvio dato dal signor Bolognino di Milano. Primi 20 minuti abbastanza scialbi con le due formazioni che si sono studiate ma che non hanno affondato alcun colpo. Prova per ora il Parma con un'iniziativa sul centro-sinistra che porta il tiro Faustino Spriglia. Ecco la conclusione, respinge Lorieri. Sono sempre gli ospiti ad essere più intraprendenti mentre l'Ascoli di Cacciatori sembra ancora imballato. È Zorato al 27esimo ad insidiarsi nella difesa marchigiana, andare al tiro e a bucare Lorieri per il vantaggio dei gialloblu. Pertanto, quando siamo giunti, come detto, al 28esimo, Ascoli 0, Parma 1. Insiste il Parma, azione di calcio d'angolo battuto da Pine, palla che arriva a disposizione di Grun. Siamo al 36esimo, ecco il tiro del difensore centrale belga e di piede. Lorieri nega il raddoppio agli emiliani. Nel 43esimo ed eccola la prima palla gol per l'Ascoli, è Biroff che prova dal vertice dell'area a battere Taffarel, ecco la conclusione dell'attaccante tedesco, palo esterno che nega il gol dell'1-1 all'Ascoli. Si andrà a riposo molto probabilmente quindi con il Parma avanti di una rete. Siamo al 57esimo, l'Ascoli sembra essere partito con un piglio decisamente diverso in questo secondo tempo, complice anche lo svantaggio maturato nella prima frazione di gioco dopo il gol di Zoratto. Prova ora Zaini dall'attacco sul vertice sinistro dell'area di rigore a sorprendere il portiere del Parma, Taffarel, ecco il tiro, palla che deviata dal portiere brasiliano si impenna e termina in calcio d'angolo. 70 minuti sul cronometro, Ascoli che insiste alla ricerca del pari, ma il Parma si è difeso con ordine pur non riuscendo a colpire in contropiede. Ora Zanuncelli da fuori area proverà a trovare la rete dell'1-1, ecco il tiro, deviazione di Benarrivo e palla in calcio in angolo. Con il passare dei minuti ovviamente l'Ascoli si è sbilanciato e ora all'86esimo il Parma ha la palla per chiudere la partita. Rapido capovolgimento di fronte, palla da Osiamelli che va al tiro, tarato il tiro debole dell'attaccante del Parma. Lorieri è riuscito a neutralizzare la conclusione a quasi a botta sicura del numero 7 in maglia gialloblu. E siamo nei minuti di recupero, tiene il Parma ma l'Ascoli sta pressando in tutti i modi la porta di Taffarel. Su azione d'angolo il pallone arriva a Benetti che da fuori area proverà l'ultimo tentativo per pareggiare un po' il tiro dell'Ave Maria, ecco il tiro incredibile, palo pieno del numero 5 dell'Ascoli e palla che si spegne in fallo laterale. Taffarel che ringrazia quindi il montante alla sua sinistra se non è stato battuto. E termina quindi con la vittoria del Parma in trasferta la prima partita stagionale per Ascoli e Parma. Ascoli sfortunato ha colpito un palo con Biroff allo scadere del primo tempo e un altro con Benetti in pieno recupero e al Parma è bastato di fatto l'acuto di Zoratto a metà del primo tempo. Un risultato che premia forse in modo eccessivo il Parma che oggi ha sicuramente portato a casa qualcosa in più di quanto avrebbe dovuto. Ascoli che esce comunque tra gli applausi del pubblico anche se Costantino Rozzi, il presidente, non sarà sicuramente felice del risultato finale. È tutto da Ascoli, ribadendo il punteggio finale, Ascoli 0, Parma 1.